minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per sottolineare un giorno triste per Pietrelcina. Era il 18 marzo del 1918 e possiamo proprio dire che fu proprio l'ultima giornata che Padre Pio da Pietrelcina trascorse a Pietrelcina, nella sua terra natale. Lui veniva da questo periodo del servizio militare, quindi venne riformato, quindi finì questa esperienza militare due giorni prima a Napoli. Infatti lui scrisse prima a Padre Benedetto: «Sono lieto della grazia divina che Gesù mi ha accordata col liberarmi della milizia completamente. Fra giorni mi si firmerà il foglio di via e così potrò lasciare con animo soddisfattissimo Napoli, facendo voto di non ritornarci mai più». E così avvenne. Poi scrisse a Padre Agostino. A Padre Agostino gli scrisse: «Devo tornare prima a casa, prima di ritornare e venire qui a San Giovanni Rotondo, perché sono pieno di insetti». Quindi immaginate un po'. Fu congedato, come ben sappiamo, e trascorse un giorno a Pietrelcina. Ce lo racconta proprio Gennaro Prezioso in questo libro Padre Pio Soldato. Questi suoi 100 giorni erano finalmente terminati. Raggiunse Pietrelcina, si liberò di tutti questi insetti e si trattenne un giorno in famiglia. Il papà gli chiese la divisa militare, gli sarebbe stata utile per il lavoro nei campi, però Padre Pio con rammarico rispose: «No, papà, questi panni non mi appartengono, occorre ritornarli, non sono nostri, ma sono del governo». Quando giunse il momento di lasciare Pietrelcina, quindi il 18 marzo 1918, salutò quindi mamma Peppa, salutò il papà, salutò l'arciprete e mamma Peppa avrebbe voluto tenerlo ancora un po' con lei qualche altro giorno, ecco, non aveva avuto neanche il tempo di assisterlo e di far ristabilire quel figlio così stanco, così esile, così malato. Possiamo immaginare la scena del saluto, del congedo, questo giovane frate che tornava a San Giovanni Rotondo. Beh, non sarebbe più tornato a Pietrelcina. E sicuramente mamma Peppa gli avrà chiesto: «Resta qualche altro giorno qui con noi?» E lui subito rispose: «No mamma, devo tornare nella mia fraternità a San Giovanni Rotondo, lì tutti mi aspettano». E subito incalzò papà Grazio: «Eh sì, perché devi andare a morire in convento, vedi come stai». E l'arciprete invece disse: «No, andrà a farsi santo».